Intercettazioni telefoniche ambientali è il titolo di un incontro organizzato dalla Proloco di Tresana che si è tenuto a Palazzo Corsini. Davanti ad un folto pubblico l'avvocato Silvio Gabrielli del Foro di Massa Carrara e il dottore Enrico Ognibene, presidente del Tribunale di Firenze, hanno affrontato un tema di estrema attualità. E questa qua è una serata appunto che è stata organizzata dalla Proloco sul problema delle intercettazioni telefoniche, è un problema che è molto discusso in questo momento. Abbiamo visto che è stato approvato in Senato un decreto legge che però poi è rimasto carta morta perché presenta dei grossi profili di tipo incostituzionale e quindi sicuramente dovrà essere oggetto di un'ampia revisione da parte anche del Parlamento. Dobbiamo dire questa serata è stata fatta apposta per cercare di avere un contatto più vicino con la gente, infatti non è stato a livello sì giuridico ma anche proprio di persone comuni, come ha visto è stata una grossa affluenza della quale siamo molto contenti. Si fa un gran parlare di intercettazioni senza sapere nemmeno più o meno che cosa sono intercettazioni telefoniche, quelle ambientali e via dicendo, e che importanza hanno soprattutto, che importanza hanno le intercettazioni nella lotta contro la delinquenza. Soprattutto la delinquenza organizzata, perché bisogna mettersi bene in testa che senza le intercettazioni non si può combattere la delinquenza organizzata, che è fortissima, non solo nel sud Italia come si pensa, ma è fortissima in tutto il paese. Organizzazioni criminali come la Camorra, l'Andrangheta, Cosa Nostra e via dicendo, si valgono loro di sistemi di comunicazione i più moderni. E quindi naturalmente la lotta a loro passa anche attraverso le intercettazioni, sia ambientali che tradizionali.